Amici di A Spasso con lo scrittore, ben trovati. Quelle che sentite in sottofondo sono le note che nel 1983 vennero scritte da Francesco De Gregori per uno degli ultimi film interpretati da Monica Vitti. Il film si intitolava Flirt ed era il primo film, tra l'altro, diretto da Roberto Russo, il marito di Monica, anche se all'epoca non erano ancora sposati. Roberto poi è stato l'uomo che le è stato accanto per circa 40 anni. Quel film, pur ottenendo un buon successo, ottenne dei premi addirittura al Festival del Cinema di Berlino, viene ricordato soprattutto per lo straordinario successo che ottenne invece La Donna Cannone, il brano portante della colonna sonora scritto sempre da Francesco De Gregori. Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, ci ha lasciato ieri, ma da quasi 20 anni non appariva in pubblico ed il suo ultimo film, Scandalo Segreto, risaliva addirittura al 1990 ed era l'unico, tra l'altro, che avesse diretto oltre che scritto ed interpretato. Sebbene poi nel 1992 fu anche protagonista insieme a Johnny Dorelli di una miniserie televisiva intitolata Ma tu mi vuoi bene. Nata a Roma da padre romano e madre bolognese, da bambina Monica visse alcuni anni in Sicilia, dove venne ribattezzata con un nomignolo, Sette Camise, per la sua abitudine di indossare più abiti uno sull'altro. Nel 1993 tradusse in italiano questo modo di dire per dare il titolo a Sette Sottane, la sua autobiografia. Monica Vitti era dotata di un talento immenso ed è stata una di quelle attrici che, se fosse nata in America, avrebbe vinto almeno 3 o 4 Oscar. Adorata dal pubblico per la sua immediatezza e per la sua semplicità, almeno al mio modo di vedere, è stata una sorta di incrocio all'italiana tra Katharine Hepburn e Meryl Streep, solo che Monica, almeno al mio modo di vedere, era molto più bella. Una bellezza messa in secondo piano nel momento in cui divenne prevalentemente un'attrice brillante, perché persiste sempre questo luogo comune che se sei bella non puoi far ridere. Ripercorrere la sua carriera è quasi impossibile. Sebbene abbia smesso di recitare a soli 60 anni, vanta una filmografia di oltre 50 film, un palmarès invidiabile e diverse onorificenze. Tra l'altro anche la Legion d'Onore, la massima onorificenza francese. Formatasi all'Accademia d'Arte Drammatica, sotto la guida di due grandi, Silvio D'Amico e Sergio Tofano, ha recitato per i più grandi registi italiani. Fu compagna di vita di Michelangelo Antonioni e Carlo Di Palma, che la diressero in alcuni dei suoi film più importanti. Ma l'elenco è lunghissimo. Mario Monicelli, Luciano Salce, Alessandro Blasetti, Ettore Scola, Dino Risi. Apprezzatissima anche all'estero, lavorò con personaggi come Roger Vadim, Joseph Losey, Miklo Jankso e Louis Buñuel. Nel 1978 anche Edoardo De Filippo la volle accanto a sé per l'adattamento in prosa televisiva di una sua commedia, Il Cilindro. Qui vediamo un breve frammento in cui, oltre ad Edoardo, appaiono anche Pupella Maggio e Luca De Filippo. Una curiosità, in quello spettacolo recitava anche un giovanissimo Vincenzo Salemme. Monica Vitti divise la scena con alcuni dei più grandi attori del cinema italiano ed internazionale. Ne state vedendo una carrellata mentre io parlo e vi posso assicurare che non sono nemmeno tutti. Ce ne sarebbero altri che non abbiamo inserito anche per questioni di tempo. Formidabile il suo sodalizio con Alberto Sordi. Monica se n'è andata definitivamente ieri, come ho già detto,
ma ci aveva lasciato già da tempo, divorata da una malattia neurovegetativa simile all'Alzheimer. Però questo, amici, non mitiga affatto il nostro dolore. Ciao, signora Ceciarelli. Ciao e grazie.